Ciao ragazzi! E benvenuti ad una nuova puntata di Tempo Scaduto, format targato Clues Lab! Tempo Scaduto è un contenitore di rubriche per bambini e ragazzi. Preparatevi e tenetevi forti, perché questa puntata sarà ricca di emozioni! No, con il nostro simpaticissimo amico Antonio! Oh, con il nostro meraviglioso Clock e la bellissima Angela! Clock, ma dov'è Angela? Eh beh, era qui fino a un attimo fa! Angela! Sarà andata fuori al giardino! Angela! Vabbè, Clock, arriverà! Nel frattempo noi lanciamo la nostra... Sigla! Ma dove sei stata? Oh, ma che fine avevi fatto? Oh, ma siamo nel bel mezzo della puntata, Angela. Cosa? È già iniziata? Già, sì. Ciao! Scusatemi, ma non potete capire che cosa mi è successo. E cosa è successo? Oh, dai, non farci preoccupare. Beh, ero qui a iniziare il mio lavoro come tutti i giorni, quando all'improvviso arriva Gino il postino e mi porta una lettera. Ed è così preoccupante che Gino fa il suo lavoro e porta le lettere. La cosa strana è che quella lettera era indirizzata a me. Per te? Davvero? Cosa si trattava? Mi hanno selezionata tra tutti i terrestri che lavorano alla stazione del tempo per partecipare a un concorso di poesie. Un concorso di poesie? No, la domanda è un'altra. Perché hanno selezionato lei e non me? Ma Antonio, smettila! Angela, lascialo perdere! Noi siamo felicissimi per te, questa è una cosa bellissima! Sì, molto! Bene ragazzi, voi sapete quanto io ami scrivere le poesie? Certo. Soprattutto quelle d'amore! Già. Ma addirittura partecipare a un concorso? Non so se ne sono pronta! Ma dai Angela, non preoccuparti! Provaci almeno e vedrai che sarà comunque una bella esperienza! Infatti Clock! Sapete amici, qualche giorno fa io ero in camera di Angela, ho preso il suo libro e ho letto tutte le sue cose. Cosa? Cioè, Antonio! Che? Tu mi hai detto vai aspettami in camera, siccome non sapevo che farò per te il tuo libro di poesie. Comunque stavo dicendo che ho letto le poesie e effettivamente sono belle Angela, per me puoi partecipare. Grazie amici, il vostro sostegno è proprio ciò di cui avevo bisogno. Mm-hmm. Mi avete convinto? Parteciperò al concorso. Brava Angela. È così che si fa. Allora io vado. Ciao ragazzi. Ciao. Clock. Sì? Ma secondo te Angela ce la farà a superare questo concorso? Insomma, l'ho vista abbastanza preoccupata. Beh sì Antonio, vedrai. Lei è bravissima. Oh guarda, è arrivato Gino il postino. Chissà quale rubrica avremo oggi. Ciao Gino. No, oggi non c'è Angela. Tutto bene? Ciao! Che belle lettere! Allora, siamo pronti per la rubrica di oggi. Allora ragazzi... Tempo scaduto! Ciao ragazzi, benvenuti! Io sono Lorena e questo è il Giro del Mondo in 80 secondi. Oggi, visto che l'inverno è ormai alle porte, ho deciso di portarvi con me in Norvegia alla scoperta dei luoghi che hanno ispirato il cartone animato più invernale di sempre, che è Frozen della Disney. Attività numero 1, andare al fiordo di Geiranger, che è il fiordo che ha ispirato i paesaggi naturalistici del regno di Arendel. Attività numero 2, andare a Bergen, città patrimonio mondiale dell'UNESCO e in particolar modo nel quartiere di Bryggen, che è il quartiere che è ispirato il centro storico di Arendel. Avete presente quello lì della scena in cui Elsa scappa e rimane totalmente congelato? Tra l'altro Bergen è famoso anche per il bosco dei troll, che è un bosco molto molto simile a quello in cui Anna viene salvata da piccolina quando Elsa le congela la sua. Attività numero 3, andare alla chiesa di Sant'Olav, una chiesa che è praticamente identica a quella in cui Elsa viene incoronata per la prima volta regina di Arendel. Attività numero 4, visitare la fortezza di Akershus ad Oslo, un castello che ha ispirato i disegnatori della Disney per creare la dimora delle due principesse, soprattutto per quanto riguarda le famose guglie dalle punte verdi.
Attività numero 5, andare a Tromso per vedere l'aurora boreale. Le aurore boreali infatti si susseguono per tutto il film e prendono svariati colori, il rosa e il verde in particolar modo, e potrete vederle anche voi se andrete nel nord della Norvegia, in particolare a Tromso, e avete soprattutto la pazienza di aspettare il freddo. Bene, anche per oggi questo viaggio è finito, io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata. Un bacio, ciao ragazzi, ciao Flo! Ragazzi, Angela, ho fatto, Angela, ho dato la mia conferma al concorso. Bravissima. E adesso come funziona? Beh, non lo so, penso che mi arriverà un messaggio. È arrivato, da parte dei selezionatori del concorso. Oh, avanti, leggi, leggi. Gentilissima Angela. Gentilissima. Oh, è perché non la conoscono? Mamma mia, come sono simpatici questi selezionatori. Scusaci. Gentilissima, prego, gentilissima. Continua, Angela, scusaci. Gentilissima Angela, abbiamo ricevuto la sua conferma al concorso. L'aspettiamo qui da noi, nella sala conferenze, la stanza dello spirito del tempo. Oggi? 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 Oh, oggi? Oh, ma come farai a trovare la poesia adatta per oggi? Non lo so! Va bene, non vi preoccupate. Qui ci vuole un gioco di squadra. Anche perché noi siamo amici, Angela. E gli amici si vedono in questo momento, nel momento del bisogno. Ce l'ho. Qualche giorno fa scrissi una lettera. Anzi, scrissi una poesia. E io penso che questa poesia possa farti vincere. Volete ascoltarla tutti? Sì, dai, Antonio. Io ti consiglio di guardare anche le mie movenze, perché secondo me sono quelle il punto di forza di questa poesia. Va bene. Non tanto le parole. Grazie, Antonio. Oh, poesia, poesetta, grazie a te alzerò la colpetta. Vincerò questo concorso, se a sfidarmi non sarà un orso. Ma quando questo foglio verrà letto, io griderò: Antonio, sei il mio amichetto! Antonio, ma è bellissima questa tua poesia, grazie amico mio! Angela, devi sapere che anch'io ho scritto una poesia per te. Davvero? Sì, la vuoi ascoltare? Certo! Bene. Oh mio amico fidato, senza di te mi manca il fiato. Insieme passiamo delle ore, perché si sa, tu sei il migliore. Oh clock, clocchino, clocchetto, grazie a te alzerò anche lo scudetto! Sì, lo scudetto! Mica deve fare una partita di calcio! Grazie amici miei, ma sono bellissime queste poesie, vero? Non sono bellissime? Non saprei quali scegliere delle due. Vabbè, scegli la mia, sicuramente avrai la vittoria assicurata. Tu scegli la mia, fai anche i miei movimenti e vedrai che la vittoria è il podio con la tua. No, no, scegli la mia. Scegli la mia? Scegli la mia. No, scusami, vabbè, ragazzi, in realtà anch'io avrei scritto una poesia, volete sentirla? Sì, sì, sì. Ho due amici davvero speciali. Nella mia vita loro sono fondamentali. Uno è un ragazzo alto, bello e spiritoso. L'altro è un animale molto intelligente e a modo suo affettuoso. Con loro mi diverto e mi sento felice, come se vincessi un Oscar come miglior attrice. Senza di loro non so che farei, mi sentirei persa. Senza di loro non sarei più io, sarei una persona diversa. Sono i miei migliori amici, i miei fratelli, perché con loro ogni momento è di quelli belli. Angela, ma è bellissima, complimenti! Oh sì, è vero, è molto bella, mi sono commosso tanto, è la poesia più adatta per il concorso. È vero, sì, è molto adatta. Però adesso, forza Angela, preparati e vai! Anche se non vinci, ma non importa. Sì, è vero. E poi com'è che si dice, ragazzi, aiutatemi. L'importante è partecipare. Esatto, bravo Clock. Ragazzi, l'importante è partecipare. Però ovviamente se vinci, cioè, non è che siamo scontenti, eh. Oh, grazie amici, siete unici. Allora, io vado. Va ciao bene. Angela, ciao. In bocca al lupo. Ciao Angela, in bocca al lupo. Vabbè, è tornato di nuovo Gino con la prossima rubrica. Gino, hai visto? Anche adesso ci sono io, Angela, non c'è. Gino, che cosa stai facendo? Vuole fare un giochino con me?
Ciao Gino! Ciao! Bene, Clock, sei pronto? Sì! La rubrica di oggi, anzi di questo momento, è bellissima! Tempo scaduto! Ciao ragazzi, io sono Emma e questa è la rubrica Brico Fanni. Insieme realizzeremo tanti oggetti simpatici e creativi, come questo bellissimo pesciolino e questo squaletto. Ma vediamo insieme come fare. Prendiamo il nostro cartoncino colorato e ci mettiamo sopra una mano. E da qui facciamo la forma. E la ritagliamo. Dopo che avremo la nostra forma, la arrotondiamo leggermente per dare la forma del pesce. Adesso andremo a decorarlo un po'. Ci facciamo delle belle squame del colore che vogliamo, magari quello che più si intona col cartoncino. Dopo aver fatto le squame, andiamo a disegnare su un cartoncino rosso la bocca e la ritagliamo. Dovete semplicemente realizzare un cuore con la punta arrotondata. Ecco la nostra bocca. Ci manca soltanto l'occhio e per ultimo ci attacchiamo uno di questi bastoncini di gelati. Ecco il nostro pesciolino finito. Adesso il nostro pesciolino verde avrà un amichetto. Proseguiamo con lo squalo. Prendiamo una forma che ci può aiutare a fare un cerchio e lo ripassiamo come abbiamo fatto con la mano. In questo modo avremo un cerchio perfetto. Adesso che l'abbiamo ritagliato, non dobbiamo far altro che piegarlo in due. E questa sarà la forma del nostro squalo, che adesso dobbiamo decorare. Con un altro cartoncino più chiaro, ci disegniamo le altre forme. Disegniamo la pinna di sopra, quella di sotto, la laterale, tutte le pinne che vogliamo. E magari ci facciamo anche una decorazione esterna. Ecco qui. Ci attacchiamo con la colla stick tutti questi simpatici pezzettini che abbiamo ritagliato prima. E ora con un pennarello possiamo anche abbellirlo facendoci dei disegnini. Una bocca magari. Se vogliamo renderlo femminile, ci disegniamo anche le ciglia. Abbiamo realizzato il nostro acquario vivente. Vi piace? Bene amici, ci vediamo alla prossima! Clock, io sono molto agitato. Angela ancora non ci fa sapere nulla del concorso. Oh, ma dai Antonio, calmati. Vedrai che fra un po' ci manderà un messaggio. Oh, ecco appunto. Fate un applauso alla vincitrice del concorso, Angela! Ho vinto! Ragazzi, abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Clock, mi è venuta un'idea bellissima! Che ne dici di scrivere una bellissima poesia per la nostra amica Angela? Ma no, Antonio, secondo me è meglio organizzarle una bella festa. Hai ragione, Clock. Fare le feste è il nostro forte. Amici, noi andiamo a preparare la festa per Angela, perché lei ha vinto il concorso. Però ricordate di seguirci sul nostro canale Facebook Tempo Scaduto, di lasciare tanti like e di seguirci e di iscrivervi anche sul nostro canale YouTube Tempo Scaduto. Amici, vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Ciao ragazzi! Andiamo, Clock! Sì, andiamo!